Attenzione, prego. Annuncio del volo migratorio Africa-Europa, in partenza dal deserto. Uscita numero 5. Cicogna Airways e il suo comandante vi danno il benvenuto a bordo di questo volo, in servizio migratorio dall'Africa all'Europa. Vi ricordiamo che su questo volo non è consentito fumare, perché oltre a far male, potrebbero andarne a fuoco le piume. E ora qualche informazione riguardo il nostro viaggio. Abbiamo lasciato l'Africa, dove ci siamo rilassati al calore del sole per qualche mese, in perfetto orario alle ore 9. Il nostro volo durerà circa 20 giorni e la distanza che percorreremo sarà di 5.000 km. Durante il nostro viaggio faremo delle soste per riposarci e mangiare. Il menù comprende insetti, lombrichi, molluschi, rettili, pesci e piccoli mammiferi. E abbiamo già raggiunto la nostra velocità di crociera di 38 km/h. Con i motori a pieno regime possiamo anche arrivare ai 70 km/h. Siamo entrati in una corrente d'aria calda ascensionale che ci permette di raggiungere la nostra altitudine, 2000 metri. Ragazzi, detto tra noi, io e le altre cicogne bianche della compagnia ci divertiamo un sacco a entrare in queste termiche. È molto semplice, dobbiamo solo fare dei grandi cerchi in aria e l'aria calda ci sospinge in altissimo senza tanta fatica. Apriamo le nostre grandi ali di 1,5 metri e voliamo senza bisogno di sbatterle, come quegli aerei silenziosi, gli alianti che volano senza motore. Quando iniziamo a scendere di quota si ricerca un'altra corrente e così via, tante volte al giorno. Questo ci permette di percorrere fino a un massimo di 400 km al giorno. La nostra rotta prevede un passaggio per lo Stretto di Gibilterra, anche se potremo passare per il Bosforo. Qualcuna vola anche sull'Italia, all'altezza dello Stretto di Messina. Ma questa rotta non è la favorita, perché bisogna fare un lungo tratto sul mare. Sul mare non si formano quelle belle correnti termiche. Turbolenza, vi preghiamo di allacciare le piume di sicurezza. Grazie. Il comandante informa che abbiamo iniziato la nostra discesa verso terra. È stato avvistato un posto bellissimo in Italia. Il navigatore dice che si tratta del Parco del Mincio. È immerso nel verde, c'è un fiume e anche tante nostre compagne. Io andrei a dare un'occhiata. Questo posto è stupendo! Non ci sono pericoli e non vedo traccia di cacciatori. È per questo che noi cicogne bianche siamo sparite dall'Italia, troppo pericoloso. Però qui vedo tantissime cicogne. Un giorno, e se sono qui vuol dire che si trovano bene. Quante piattaforme per dormire e quanti bei posti per pescare e mangiare. Mi sa che mi fermerò per un po'. Ho già visto qualche bell'esemplare che vorrei conoscere. Ma ora dopo questo lungo viaggio sono molto stanca. Buonanotte. Un altro successo del Parco del Mincio. Ha fatto innamorare una cicogna migratrice, sempre in cerca di cibo e calore. Oggi questo calore e abbondanza di mangiare li ha trovati qui. Quando avrà capito che l'Italia, e in particolare il Parco del Mincio, è un posto sicuro e meraviglioso, potrà anche scegliere di vivere in questo luogo per sempre, senza essere obbligata ai lunghi viaggi. Il progetto di reintroduzione del Parco del Mincio si prende cura di tutte le cicogne, le accudisce, le cataloga per sapere quante sono e come stanno. Per riconoscerle mette loro un braccialetto, un anello di riconoscimento. E come tanti altri animali presenti nel Parco del Mincio, potrà cercarsi un luogo tranquillo dove nidificare, far nascere e crescere i suoi piccoli. Con l'aumento del numero di cicogne bianche, il centro funzionerà anche come punto di diffusione della specie verso ampi territori dai quali è sparita. Nel Parco del Mincio le cicogne hanno un rapporto del tutto particolare con l'uomo. Si fanno osservare da vicino e convivono senza paura, anche perché sono consapevoli di avere la libertà di girare in ampi spazi senza pericoli e con grande quantità di cibo. Pur essendo migratorie, le cicogne bianche riescono a resistere al freddo dei nostri inverni grazie all'abbondanza di cibo. In presenza di queste certezze, la cicogna bianca può anche diventare una specie sedentaria. Ora che sono sicura di aver scelto il mio posto ideale per vivere, posso dedicarmi all'altra mia attività.